Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Care sorelle e cari fratelli, la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, si colloca all'inizio di un nuovo anno civile. La Chiesa ci viene incontro proprio in questo primo giorno dell'anno per invitarci a guardare la Vergine Maria, colei che ha dato al mondo il Salvatore. Il tempo dell'uomo è sempre segnato dalla presenza di Dio, una presenza che opera perché tutta l'umanità possa essere pienamente partecipe della sua ricchezza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della Galazia, ci dice che quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. È questa la benedizione più grande che Dio ha riversato sulla storia degli uomini. Il dono di suo figlio, verbo fatto carne per la nostra salvezza, è la benedizione realizzata con la luce del suo volto, come proclameremo o canteremo nel ritornello del salmo responsoriale di questa solennità. Quel volto desiderato, cercato, anelato dall'umanità, ora è Dio stesso che ce ne fa dono. La benedizione di Dio si rivela in quel bambino adagiato nella mangiatoia ed è l'aurora della storia della salvezza che in Gesù Cristo trova il suo pieno compimento. Il brano evangelico di questa solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, ci permette di avere una chiave interpretativa. Infatti, nella verginità feconda di Maria, Dio ha donato al mondo i beni della salvezza eterna. E il bene per eccellenza è Gesù Cristo nella sua identità di Verbo incarnato. Ma è necessario che ci sia da parte dell'umanità l'accoglienza di Gesù Cristo. È questo il fine del suo essere tra noi, del nostro celebrare, della missione della Chiesa. Non basta il dono, ma è indispensabile la libertà umana che si apre a riceverlo. Ed è per questo che la liturgia ci pone sulle labbra la preghiera che viene innalzata dopo il canto del Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Donaci il tuo Santo Spirito perché tutta la nostra vita, nel segno della tua benedizione, si renda disponibile ad accogliere il tuo dono. Come Maria, anche la Chiesa vive quell'atteggiamento di accoglienza e di ascolto dei segni che la grazia del Signore opera nella vita e nei cuori dell'intera umanità. La Chiesa, esperta in umanità, è depositaria di un grande evento di cui è mediatrice, ma in modo particolare il suo sguardo si posa su Maria, figura e immagine di ciò che lei è e di ciò che lei vive, uno sguardo che si trasforma in preghiera fiduciosa e filiale. Carissimi, la solennità di oggi, 1º gennaio,
ci invita a fermarci sul mistero celebrato come un evento che ci supera, ma nello stesso tempo è entrato nelle pieghe della storia. Dio si è fatto uomo per mezzo della verginità feconda di Maria e noi ne siamo stati destinatari privilegiati e lo abbiamo accolto. Per questo l'Apostolo Paolo ci esorta e ci invita a chiamare Dio col nome di Padre, Abba, cioè Papà, perché ne siamo divenuti figlie e figli adottivi. Una bella solennità, quella del primo giorno dell'anno civile, un tempo di Natale che ci fa guardare a Maria, ma soprattutto a invocarla col titolo più bello, più nobile, più importante, Madre di Dio. Nell'Avvento Maria ci ha accompagnata e l'abbiamo contemplata immacolata. Oggi la guardiamo e la contempliamo, Madre di Dio e Madre nostra. Anche in questo nostro bel santuario di Morbio Inferiore, Santa Maria dei Miracoli la invochiamo con questo titolo, come recitiamo nella preghiera a lei dedicata. O Madre di Dio, Maria dei Miracoli. E allora anche noi con il mistero del Natale abbiamo ricevuto l'autore della vita e la benedizione di Dio. Viviamo le nostre Eucaristie nelle nostre piccole o grandi comunità, ma soprattutto viviamo una giornata di festa con Maria e come Maria, che da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. A tutti auguro una buona festa della Divina Maternità di Maria e un buon anno nuovo 2024. Thank you.